Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Oggi siamo ragazzi qui con Formula 1 2015 e siamo arrivati nel Gran Premio, il quinto della Catalunya, quindi in Spagna. Allora ragazzi, da oggi il format del video cambia, infatti non vi porterò più la gara intera, ma vi porterò il giro di qualifica e poi vi porterò un riassunto di com'è andata la gara, che vi ricordo gioco già solo al 25%. Allora oggi ragazzi siamo qui con Sebastian Vettel e dobbiamo scegliere il tipo di gomme per il giro di qualifica. Io nelle prove libere sono arrivato primo, ho preso la gomma dura, per la qualifica uso quella morbida. Ok ragazzi, qui usciamo fra poco con il giro di qualifica. Ok ragazzi, eccoci giunti al giro di qualifica, siamo con Sebastian Vettel e dobbiamo cercare, vedete, di sorpassare Bottas, che è stato il più veloce in questo settore dei piloti che hanno già fatto il loro tempo sul giro. Ricordo che qua ragazzi è qualifica secca, cioè giro secco. Sono andato sull'erba leggermente, però nulla di che ragazzi. Scalate fino in terza, da qua subito di gran carina ragazzi, vedete, qui poi scaliamo fino in seconda marcia. Subito finita sesta, settima, qua controllo. Ragazzi, qua le curve sono larghe, in questo punto vi permettono di fare anche controlli un po' non troppo precisi, però dovete stare attenti. E ragazzi, qui stiamo entrando nella seconda parte del circuito, che è sicuramente più difficile della prima parte, perché qui c'è questa frenata molto molto brusca e qui iniziano una serie di curve che vi portano facilmente a sbandare. Vedete, fare attenzione qui ragazzi a questa serie di curve, che sono veramente curve malefiche. Qui potete leggermente tagliare, non avete nessuna penalità, è consentito. Qui ragazzi, attenzione che non vedo nessuno, quindi forse siamo primi. Vediamo. Ragazzi, giro più veloce, attenzione. Non so se siamo arrivati primi, però nel nostro giro di qualifica eravamo i più veloci. Qua Vettel che si congratula con l'ingegnere. Sì ragazzi, primi 1.28.0.19 ed Hamilton ha fatto 1.30.105. Ragazzi, nella gara vi dico qual è il settaggio ideale per avere questi tempi, che sono, vedete, di questi 2 secondi più veloci degli altri. Ci vediamo fra poco con la gara. Ok ragazzi, allora siamo nella gara. Prima di iniziare, come sempre, vi do il consiglio su come impostare l'assetto. Ragazzi, dovete impostare l'assetto della macchina con un'attacca verso sinistra guardando lo schermo, il monitor. Quindi dovete mettere un leggero carico aerodinamico in più rispetto a quello normale, quindi un'attacca verso sinistra guardando lo schermo. Questo perché ragazzi, questo è un circuito che non ha grandi rettilinei, ne sono 2 ma non sono lunghissimi, per il resto sono tutte curve molto strette, quindi è importante avere la macchina con un carico aerodinamico maggiore, proprio per poter così affrontare meglio le curve e tralasciate la velocità di punta, che in questo tracciato della Catalunya non è fondamentale. Ragazzi, io grazie a questo settaggio sono arrivato primo nelle prove libere, come avete visto anche primo nelle qualifiche. Ok ragazzi, ora passiamo al riassunto della gara. Ragazzi, eccoci qui, la gara che sta per iniziare, attenzione, al via la gara subito ragazzi. Allora, qui dobbiamo subito difenderci perché le 2 Mercedes saranno cazzute cattive. Infatti ecco qua ragazzi, Hamilton mi ha appena sorpassato, non vedo se c'ho la visuale libera. Ragazzi, qua subito con Hamilton, devo andare un po' fuori pista. Non è sorpasso illecito. Hamilton, ruota ruota. Ragazzi, attenzione qua con Hamilton. Sto lottando ruota ruota. Non lo vedo più. Quindi è dietro di me Hamilton, ragazzi. Attenzione. Subito davanti a Hamilton. Ci siamo ripresi la prima posizione. Sì, ragazzi, sono ovviamente dietro di me Hamilton ora. Qui, ragazzi, dobbiamo fare attenzione, perché solo su rettilinei potrei soffrire, in quanto ragazzi vi ho detto non ho lo stesso carico aerodinamico. Ragazzi, nel frattempo, visto che siamo al primo giro, volevo ringraziare il mio utente Roberto, se non ricordo male il cognome Valenti, perché mi ha dato dei consigli e mi ha detto anche la formula della Formula 1 su come portarlo, ossia giro di qualifica e riassunto. Io avevo chiesto l'opinione appunto a voi per capire cosa fare e lui mi ha gentilmente
disposto e illuminato, anche perché ragazzi anche io avevo questa idea nella mente di fare appunto soltanto un riassunto della gara e farvi vedere il giro di qualifica per far durare i video di meno, magari a chi non è interessato tutta la gara, visto che molto spesso non succede nulla, quindi magari farvi vedere solo dei giri random, quando succede qualcosa ovviamente la partenza. E qui ragazzi abbiamo completato il primo giro in 1:34.527, giro veloce. Eccoci qui ragazzi, siamo nel corso del quinto giro, appena iniziato il quinto giro su 17. Eccoci qua. Ragazzi abbiamo 5 secondi su Lewis Hamilton, ottimo vantaggio. La macchina vedete continua a essere aderente al cordolo, questo significa che le gomme sono ancora in ottimo stato. Mi preoccuperò quando la macchina inizierà a non essere più troppo aderente, lì vuol dire che le gomme si stanno usurando. Ragazzi attenzione qui. Questo Gran Premio stranamente ragazzi veramente non sto avendo nessun problema dalle Mercedes né da nessuno. Solo un po' in partenza Hamilton e poi basta. Qui ragazzi subito scalate in quarta, subito di nuovo in quinta. Io non ho bisogno di forzare, quindi non fa niente ragazzi, anche se scalo un po' di più. Qua vogliono che spingo nelle prossime curve per portare fine a temperatura. Ok, qua quinta, qua terza, qua seconda, fate uno e due, e qua ragazzi subito di gran carena verso il rettilineo che poi vi conduce al traguardo. Ed eccoci qua ragazzi, pit stop. Ok, siamo giunti al pit stop. In questo caso non ho problemi perché Hamilton è distante, quindi anche se rientra pure lui ho tutto il vantaggio del mondo. Speriamo di non aver parato troppo presto. No, velocissimi ragazzi, velocissimi meccanici Ferrari ragazzi, velocissimi anche nel gioco. Subito un like per i meccanici Ferrari. E ragazzi qua bisogna fare attenzione a non sorpassare mai la linea bianca. 7, 4, qua fine in terza. Ok ragazzi, siamo rientrati quarti alle spalle di Valtteri Bottas, che lo vedo là davanti. Seconda, guardate ragazzi la macchina quando ha le gomme fresche come risponde bene anche alle curve. Eccolo qua ragazzi, Valtteri Bottas si è tolto davanti da solo. Ok ragazzi, siamo arrivati nel corso del 12° giro e stiamo dominando il Gran Premio. Ecco qua ragazzi, primo doppiato della gara. E qua c'è Mary, eccolo qua Mary. Fuori Steven subito ragazzi. Entriamo nel 13° giro. 13° giro iniziato, ne mancano soltanto 4 alla fine. Abbiamo doppiato Stevens, ora andiamo a doppiare Mary. Attenzione qua, doppiaggio effettuato senza alcun problema. E giocare alla Formula 1 ragazzi con la pedaliera comunque che viene della macchina una specie di guscio di uova che subito scivolate. Del gatto che mi fa andare con un ritardo audio di 2-3 secondi, quindi devo stare attento anche alle marce. Insomma, non è delle cose più semplici registrare la Formula 1 proprio per come poi si arriva a giocare. Però ragazzi, fa niente, io amo questo sport e quindi ci gioco veramente con gran piacere. Mi fa piacere portarvela sul canale perché insomma, amo la Formula 1, amo la... Io ho sbagliato totalmente, però non mi ha dato nessuna segnalazione, quindi si può fare. Dicevo, amo la Formula 1 e amo la Ferrari. Sono un tifoso della Ferrari da sempre, quindi portare a fetta la vittoria per me sarebbe veramente un onore, oltre che un orgoglio. Ovviamente speriamo anche nella realtà quest'anno succeda la stessa cosa. Io mi sono distratto per parlare di Vettel, veramente me ne sto andando a frasche con il mio di Vettel, però sono riuscito a rimediare. Ok, 15° giro. Ah, è Maldonado che con la sua aerodinamica ovviamente sta disturbando la mia. Ragazzi qua vi consiglio di scalare in seconda marcia, terza, quarta, quinta, subito leggera accelerazione, poi qui tagliate subito in terza, scalate in terza, qua in seconda o in prima, io vado di seconda, voi potete farla anche in prima. Guardate, terza, quarta, quinta, sesta, settima e siete ragazzi arrivati sul traguardo e noi iniziamo
l'ultimo giro. Questo, ragazzi, lo seguiamo insieme. Ultimo giro. Abbiamo appena sorpassato Maldonado, quindi abbiamo 25 secondi di vantaggio su Rosberg. Qua terza, quarta, punto in quinta di Gran Carena. Lasciate leggermente l'acceleratore. Davanti abbiamo un altro doppiato. Sesta, settima, ottava. Poi da qua, ragazzi, come vi ho detto prima, scalate fino in terza. Quarta, quinta. Qui si può accelerare anche prima, ragazzi, ma io avevo... ho l'aerodinamica disturbata da Nasr. Qua leggerissimo blocco della ruota dell'anteriore sinistra. Sono arrivato troppo forte. Qua vedete, potete fare anche in quarta, come ho detto prima. E io ora sto facendo in quarta perché voglio cercare di sorpassare Nasr prima dell'arrivare sul traguardo. Qua arrivo larghissimo per sorpassare Nasr, ragazzi. Me la sono vista brutta. Mi sono preso un bel rischio inutile. Ragazzi, ovviamente scalate fine seconda, terza, fate attenzione qua, terza, e qua in seconda, e poi fate subito terza, quarta, quinta, qua scalate in terza, potete anche fare quarta, poi qua fate o primo, seconda, io c'ho sempre seconda, e qua, ragazzi, siamo arrivati sul traguardo, e anche questo gran premio è concluso, ragazzi. Ecco qua, bandiera a scacchi, Vettel vince anche questa gara. Eccoci qui. Abbiamo vinto, ragazzi. Vinta anche questa gara. 5 vittorie su 5. Ragazzi, questi sono i risultati. 1.28.149 è stato il mio giro più veloce. Rosberg è stato il secondo a 1.35.71, quindi più di 2 secondi più lento di noi. Questa, ragazzi, è la... ah, ho guadagnato anche un trofeo. Gioco pulito. Non so cosa significhi, però. Ragazzi, questa è la classifica con 125 per noi, 5 per 5, che abbiamo fatto 5 vittorie su 5. Rosberg ci segue 81, Lewis Hamilton a 66, quindi distantissimo, e Kimi è a soli 2 punti da Hamilton, quarto con 64, poi Bottas, Massa e tutti gli altri. Okay, ragazzi, io allora ho utilizzato quindi questa nuova formula che vi porterò d'ora in poi, quindi giro di qualifica è un riassunto della gara. Fatemi sapere se questa nuova formula vi piace, lasciate un like, commentate. E ringrazio nuovamente l'utente Roberto Valeri, se non ricordo male il cognome, per avermi dato consigli. Ti ringrazio. Quindi ora vedi, sto facendo il video così come avevo pensato io, come mi hai poi confermato tu che preferisci. Ragazzi, mi raccomando, fate come Roberto, lasciate anche un commento, condividete il video. Se avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliate i vostri amici. Qui sotto in descrizione, come sempre, trovate tutti i miei social: Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e Snapchat. Noi ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero 83 è tutto, e ciao gamers!